Amiche ed amici della lettura, buongiorno. Oggi con noi c'è Francesco Zagaglia. Definirlo uno scrittore è riduttivo. Francesco è un poeta, è uno scrittore, ma è anche un musicista ed è un esperto in enologia. Lui nasce ad Osimo nell'82, ma ben presto la sua vita prende molteplici strade. Una laurea in enologia, un diploma al liceo scientifico e il progetto Zio Pecos, che riguarda soprattutto la musica. Tra i tanti scritti noi possiamo vedere Sdrammaturgia, una raccolta di poesie, ma anche L'ultimo colpo, Nuovi amici. Quindi direi di lasciare direttamente la parola al nostro ospite. Ciao Francesco! Ciao Alfonso, grazie mille di aver pensato a me. E io sono contento di tutto quello che mi hai detto, delle mille cose che ho fatto, ma di solito uno più ne fa e più ne fa male tutte, no? Invece diciamo che siamo sulla stessa strada. Mi occupo di musica da circa 20 anni, è diventata un'attività lavorativa. Io sono il cantante, sì, hai citato il progetto Zio Pecos, che è nato come un gruppo di amici. Che suonavano insieme, che suonano insieme, ma è diventato poi anche un'attività. Sono il cantante, ma sono anche l'autore, insomma, dei testi. Quindi ho dato sempre un occhio al testo e poi questa cosa è finita anche in linguaggi diversi, come ad esempio la poesia, il racconto, che sono mondi diversi, però abbiamo sempre a che fare con la parola. Dal punto di vista dell'intrattenimento, perché io penso che poi è bello il messaggio che uno ha da dire, ma vedo proprio la parola, qualsiasi arte, anche la più impegnata, come un intrattenimento per prima cosa. Francesco, io un po' devo dissentire perché il Rinascimento è stato pieno di maestri, di grandi che hanno padroneggiato diverse arti e non vorrei farti una sviolinata, non è nelle mie intenzioni e non è nelle mie abitudini, però di fatto un autore poliedrico in tanti campi come te. Dire che ne hai fatte tante, le hai fatte male, forse è un peccato di, diciamo, no, io ho avuto modo di ascoltare qualche tua canzone e ho avuto modo di leggere qualche estratto e devo dire la verità, mi hanno preso molto, quindi la domanda che vorrei chiederti è questa. Francesco Zagaglia, l'incontro con la musica, prima ancora della scrittura. Com'è avvenuto? Ci parlavi di questo gruppo di amici, come vi siete incontrati? Ma sì, ho iniziato da bambino, mio padre, devo dire che lavorava in un'azienda che produceva strumenti musicali, quindi non avevamo grandi strumenti musicali in casa, però insomma si respirava un po' l'aria della musica, è nata questa passione, poi ecco, quando uno diventa adolescente cerca qualcuno con cui condividere questa passione, con cui fare dei progetti musicali. Ne sono nati molti. E quello che poi hanno anche cambiato la formazione, diciamo così, questi progetti, ma con alcuni, con quattro di questi, è rimasta fino a un'età in cui bisognava scegliere che cosa fare di lavoro, e abbiamo scelto di fare appunto i musicisti. Quindi ecco, è nata, diciamo, nell'adolescenza. La voce rappresenta uno strumento, non a caso noi parliamo di corde vocali, no? E la parola rappresenta, diciamo, un vero e proprio potere, un potere che viene esercitato, la Bibbia dice in principio era il verbo, Tolkien, lo stesso grande maestro del fantasy, parla, dice, diciamo, di questa musica degli Ainur. Senti, questo tuo libro, Visioni macabre di un Dio. Che cosa nasconde, cosa si cela dietro queste parole? Innanzitutto condivido ogni cosa di quello che dici, Alfonso, perché ho un blog, ho cambiato adesso il motto, ma prima era la parola va pensata e usata bene, perché credo proprio nella parola. Si dice quello è un uomo di parola, no? La parola è una cosa fondamentale, sono d'accordo. Visioni macabre di un Dio è un titolo scelto insieme alla casa editrice, in realtà potrebbe già spoilerare, come si usa dire oggi, tutta la storia, perché effettivamente io credo che in ogni storia di qualsiasi genere, alla fine lo diceva anche Stefano
King. E vabbè, c'è una tranquillità, poi c'è qualcosa che cambia e poi questa tranquillità ritorna o meno. Questa, le trame, tra virgolette, sono tutte uguali. In questo caso, ecco, quello che fa cambiare è un elemento sovrannaturale che non si capisce bene, o meglio, alla fine si capisce del libro, però non si capisce se siano delle visioni o se è qualcosa che accade veramente. Ovviamente c'è di mezzo, una figura demoniaca, ecco, che giustifica le visioni macabre, di un dio. Poi di più già nel titolo è al limite del tirare fuori la storia, quindi mi fermo qui, con il titolo. Guarda, ti confido un segreto, io odio gli spoiler e odio quelle recensioni che ti fanno l'elenco dalla A alla Z di tutti gli spoiler, i colpi di scena, i cambi di... No, li odio perché mi rovinano il Sono piacere del d'accordo. libro, il piacere della lettura, una cosa proprio che... E poi, vabbè, odio anche le recensioni che applicano, appiccicano un'etichetta, quest'autore è così, questa cosa è in questo modo, quindi ti chiedo però... Per i nostri ascoltatori una chicca, che può essere qualsiasi cosa di divertente, di particolare, non necessariamente della trama, ma anche nella realizzazione, del tuo romanzo. Allora, diciamo che è ispirato a, non dico la mia vita, la mia vita no, però al mio tipo di vita che è in provincia. Tutte le dinamiche che si trovano all'interno del libro sono prese spudoratamente da episodi vissuti. Poi è chiaro che il romanzo horror sono appunto romanzate, un po' ingrandite le cose, però delle piccole fantasie, delle frasi, dei rapporti che ci sono tra gli amici sono fatti realmente accaduti in questo caso. Poi è chiaro che lì si va di fantasia. Qualsiasi via che viene descritta, qualsiasi personaggio ha preso sempre spunto da una persona che conosco, magari solo fisicamente. Poi se quello commette dell'atrocità, magari non è che quel personaggio le ha commesse sul serio, però mi sono ispirato come spirito, come spunto a delle persone, e a volte anch'io rileggendolo e le rivedo molto bene davanti a me. E devo dire, amici del mio paese che l'hanno letto, mi hanno detto: ma quello lì è questa persona qui, l'hanno subito individuato. Beh, questo accade quando appunto si prende ispirazione, diciamo, da fatti reali. E direi che la realtà a volte supera la fantasia, perché noi spesso cerchiamo l'horror in racconti, in film, però basterebbe andare a scorrere un po' le notizie dell'ANSA senza voler fare pubblicità a nessun giornale e in effetti di visioni orrorifiche se ne trovano in tanti modi e in tante salse. Mi hai aperto un grande discorso, perché tengo anche dei piccoli spettacoli di letteratura horror. Si parla proprio del perché della paura, no? E io vedo che nell'horror della letteratura vedo qualcosa di positivo. L'horror è esagerato, l'orrore, quasi grottesco, che va a finire sul divertente. Poi adesso, da autore horror, dire che i fantasmi non esistono, magari non va bene, dico che esistono, ok, però diciamo che sono episodi che accadono raramente, e l'horror non lascia quell'angoscia che magari lascia un documentario sulla guerra, su, che ne so, la crisi economica. Quelle sono cose vere. Come dicevi tu, forse il vero horror è quello della realtà, mentre l'horror della letteratura serve a volare con la fantasia, anzi, soprattutto dove c'è il soprannaturale, si vola veramente con la fantasia senza limiti. E io dico anche questa frase: che lasciamo quei vecchi edifici abbandonati, ci piace più a noi autori vederli pieni di mostri, perché vuoti, che ci fa paura. Molto spesso, anche adesso sento a volte parlare dei giovani, della cultura, c'è questo vuoto, no? E a volte è la noia, forse, il vero orrore dei giorni oggi. Una letteratura horror è in realtà, dai, la cosa più ironica che ci possa essere.
Vero, anche perché i classici oggi sembrerebbero quasi, i classici sembrerebbero quasi delle versioni macchiettistiche dell'horror, il vampiro che se ne va svolazzando, quando poi magari nell'appartamento a fianco scopri che il padre ha fatto cose truculente alle figlie piuttosto che alla moglie. Senti, però per quanto riguarda la parte, visto che tu sei un autore che collabora anche con la Dark Abyss, e approfitto per raccontare questo piccolo aneddoto. Io ho un amore smisurato per i cimiteri, proprio li adoro. Al di là del senso di pace, poi mi piace andare a curiosare, spesso anche nelle cappelle o nelle cripte. E una volta mi è capitato che, dopo essere risalito da una di queste benedette cripte, indugiando forse un po' troppo nel vedere i nomi delle famiglie blasonate, in assenza di vento le porte dell'ingresso si sono chiuse all'improvviso. Ah, però. Diciamo che poi le ho riaperte, ho chiesto venia, ci ho portato anche un cero qualche giorno dopo, però poi ho evitato di scendere nuovamente lì. Senti. questi sono ottimi brividi. Sì, come no. Senti, il tuo genere quindi è l'horror. Possiamo definirlo come la tua comfort zone, no? È un genere però che non è facile, perché al di là, diciamo, della battuta facile sulla versione macchiettistica un po' dei classici, c'è da dire che alcuni capolavori sono indiscussi. Il fatto stesso di mettersi al posto di Dio, voluto da Mary Shelley, ad esempio, è l'inizio proprio della, mi verrebbe da dire, della modernità, però in senso negativo, orrorifica. Perché Sì. hai scelto l'horror? Che cosa ti ha incuriosito, ti ha affascinato di questo universo? Io credo che ognuno di noi abbia bisogno di quella sensazione della paura. Forse un po' una cosa del nostro mondo ricco. Dalle nostre parti si dice quando la paura entra, quando la fame entra dalla porta, la paura se ne va dalla finestra. Quindi chi si spaventa con queste cose di fantasmi in realtà è o un bambino o un adulto, non si spaventa. Forse noi siamo cresciuti con questa società, insomma, in cui si può stare bene, allora ci facciamo problemi che non ci sono. Però credo che l'uomo abbia un po' abbia anche bisogno di quella paura lì, la paura dell'ignoto. E la letteratura credo che aiuti un po' ad esorcizzarla. Come dicevamo prima, che la realtà è poi è peggiore dell'orrore della letteratura. Ci sono delle fasi dell'uomo, delle sensazioni che possono essere la depressione. Molto spesso uno la vede proprio come un mostro. Nella letteratura il mostro viene rappresentato, a volte lo si rappresenta anche in maniera, insomma, come dicevi tu, no? Macchiettistica, fa anche un po' sorridere, e quindi già uno può riconoscere in quel mostro della letteratura il mostro invece che magari uno ha dentro, una vera e propria paura. Però già guardandolo, e magari lì è raffigurato in maniera un po', ecco, grossolana, quasi ironica, già si riesce un po' a guardarla negli occhi. Quando una paura la guardi negli occhi, già insomma hai forse deciso di batterla. Quindi io credo proprio nel ruolo della letteratura come modo per crescere. Senti, volendo parlare un po' a un pubblico più giovane, non so, hai avuto il piacere o il dispiacere di vedere Mercoledì, la prima stagione? Non l'ho visto, devo confessare che non l'ho visto. Ok, senti, allora vorrei farti un'altra domanda. Che cos'è per te l'orrore? Secondo me il vero orrore, poi ecco qui un concetto più preciso, a me piace molto più il terrore, l'orrore forse è quello più grossolano, no? Già si parla di sangue, più materiale, il terrore forse è quello più sfumato, misterioso. Forse sono termini che sono sinonimi, ma forse hanno delle piccole sfumature di significato. Mi fa più paura l'orrore, quello, a parte quello vero della realtà, come dicevamo prima, ma nella letteratura quello più sfumato, quindi dei racconti, per dire, mi mette più paura è un racconto di Edgar Allan Poe che di uno Stephen King, ecco, dove c'è quel mistero, quel vedo non vedo,
mi dà quella sensazione di quel brivido giusto più della sensazione che vado a dire, tra virgolette, più grossolana in cui magari ecco, ci sono motoseghe, splatter, che mi fanno più sorridere quelle. Ma sai che concordo, l'orrore e il terrore forse parla più al nostro, diciamo, al nostro io ancestrale, mentre l'orrore sembra quasi più raffinato, un po' più moderno. E effettivamente i racconti di Allan Poe sono terrorizzanti sotto alcuni aspetti. Senti, Sono d'accordo. l'irlandese, Tom e Padre Robert. Sono i coprotagonisti del tuo romanzo. Chi sono nella finzione del romanzo e soprattutto esistono nella realtà? Allora, l'irlandese, diciamo che il romanzo comincia con l'irlandese. L'irlandese viene lasciato dalla sua ragazza. È una scusa per farlo parlare in maniera più intima con l'altro protagonista che è Tom. In realtà questi due personaggi, beh, sono ben definiti. L'irlandese porta un berretto come quelli irlandesi, fa il restauratore. In realtà non conosco nessun tipo così che conosca molto bene nella realtà. Devo dire che però mi sono ispirato ai miei amici nel modo di dirsi le cose tra i due. Il tipo di rapporto che a volte è molto ironico, a volte anche troppo diretto, ma è quello che si ha quando due amici giovani, insomma, classifico tra i giovani, insomma, si parlano senza troppi filtri. E quindi questi rapporti, come dicevo prima, dell'ambiente, così i rapporti li ho presi da quelli con i miei amici, anche se poi ecco, un vero irlandese nella mia vita non lo conosco, e così non come un Tom. Padre Robert è il terzo personaggio, è il terzo amico, è un prete, c'è cioè l'elemento soprannaturale, quindi loro decidono di affidarsi a uno che se ne intende, insomma, di spiriti perlomeno, di spiritualità, un prete in crisi però. Anche in questo caso non conosco preti in crisi, non mi sono ispirato particolarmente a una persona, ma come dicevo prima, ogni stanza, ogni gesto, quello che vede dalla finestra è quello che si vede, insomma, nella nostra, abito in un piccolo quartiere di campagna, quello che si vede dal nostro, nella nostra parrocchia, dal nostro, prete. Quindi ho preso le ambientazioni spudoratamente, come dicevo prima. E così i rapporti tra i tre, anche se ecco, non esiste un vero irlandese, un vero Tom, anche fisionomicamente non mi sono ispirato particolarmente a qualcuno. Te lo chiedevo perché in realtà tra i miei più cari amici c'è un, diciamo, irlandese perché ha la passione per l'Irlanda e per la Guinness. C'è un Tom che rappresenta un po', nel nostro quartetto la ragione, tra l'altro è un ingegnere, quindi è tra tutti è quello più... L'irlandese è un informatico. Però è un po' più sui generis. Tom è proprio l'ingegnere e poi c'è Nel suo veramente ruolo. e poi c'è un parroco. Ah, Quindi sì, ci conosciamo praticamente da più di 20 anni, quindi quando ho letto l'irlandese Tom e padre Robert ho detto no, vabbè, questi sono i miei amici, quindi ed perfetto. effettivamente sembrano gli amici che tutti abbiamo. C'è quello un po' più religioso, c'è quello un po' più diciamo legato al divertimento. Perché hai È scelto vero. la provincia? La provincia come ambientazione, una provincia che può essere una qualsiasi provincia d'Italia. Come mai hai scelto proprio questo tipo di ambientazione? Allora, dicevano il grande successo di Poe è stato portare l'ambientazione gotica, quindi il castello, il bosco, nella città, nella grande città americana. Io ho fatto il contrario, la grande rivoluzione dell'horror è portarlo in campagna. No, non è vero, non è nessuna rivoluzione, però dicono gli editori, ma chi è abituato a scrivere, che non bisogna mai ambientare un romanzo in un posto che non si conosce bene, perché poi saltano quelle dinamiche, si rischia di fare veramente, di dire quello che non è vero. Io mi sono ambientato, sono stato sempre vivo la provincia, e
e quindi qui sapevo tutte le dinamiche, non potevo sbagliare. Oltretutto la provincia aiuta un po', perché nella provincia c'è un po' di noia, c'è poco da fare molto spesso. E allora le storie si inventano, delle cose piccole diventano gigantesche, le persone diventano personaggi e quindi ci aiuta un po'. Non volevo essere anche solo autoreferenziale, magari solo farla nella provincia marchigiana, però ho visto anche con la musica girando un po' che la provincia italiana è tutta uguale, al di fuori di grandi città, Milano, no? Roma, Bologna, il resto è fatta di quartieri, di sfottò, di piccoli ripi, ognuno col suo prodotto tipico. Quindi la mia provincia potrebbe essere, può rappresentare la provincia italiana. Senti, io vorrei un attimo uscire fuori dal tuo romanzo per rientrarci poi subito dopo. Parlando della provincia e parlando di un periodo che in fondo ci ha toccato un po', quello del lockdown, quello strong, diciamo, quello dei famosi 3 mesi, viverlo in una città comunque di medie dimensioni, io abito a Salerno, quindi effettivamente c'era la volante che girava. C'era magari il vicino che da sopra ti osservava, che magari è stato effettivamente molto restrittivo. Come avrebbero vissuto il lockdown nella provincia i tuoi tre protagonisti? Anche alla luce della presenza di questa, anzi, alla luce della presenza demoniaca di cui parlavamo prima. Ma sicuramente sarebbe stato più terrificante perché quando dicevo che si è ispirato insomma al modo di fare che ho io con i miei amici, diciamo che siamo tutti, adesso non so la tua età, Alfonso, io ne ho diciamo sui 40, però nonostante la mia generazione sia quella che si è trovata bene insomma con la tecnologia, io sono uno di quelli che sì, mi ci sto trovando, ma gli ho corso sempre un po' dietro. Quindi farsi una chiamata, una videochiamata ai tre personaggi del romanzo credo che sarebbe stato difficile. E sono anche un po' affezionati alla materialità, al vedersi di persona, si incontrano in birreria, si regalano un vino, insomma hanno uno stile un po' vintage. E forse in una città in cui non ci si poteva vedere, quindi bisognava per forza di cose usare un po' di tecnologia per comunicare, ecco, trovarsi soli, specialmente in un appartamento, poteva essere per i personaggi un problema. Anche quella è stata un po' da fonte di ispirazione qui, anche in campagna, perché in quartieri un po' deserti, ho una provinciale qui vicino in cui sfrecciano sempre le macchine, lì in un silenzio totale, anche quello ha contribuito, insomma, a rendere un po' un'aura tetra alle mie ispirazioni. Te l'ho chiesto perché poi ho tanti amici che, diciamo, nella provincia di Salerno, hanno avuto modo di viverla un po' più, liberamente, però, sai, Sì. amici che magari vivono in paesini dell'entroterra con i boschi intorno, ci sarebbe stato un approccio diverso anche da parte mia. Noi siamo quelli del Anche 56K, France, entrambi. Io sono un ecco. 83, quindi. A posto. Io comunque sì, hai ragione, io qui in campagna ci sono boschi vicini, ho un giardino, insomma, ci si tirava su, diciamo così, ho amici che vivono appunto a Milano per lavoro, insomma, è stata veramente un po' molto dura. Ho una domanda per il Francesco scrittore. Tu che tipo di scrittore sei? Sei uno che si abbandona totalmente all'ispirazione del momento, oppure sei uno di quelli che pianifica titoli, sottotitoli, trame, sottotrame, collegamenti, addirittura magari fa il profilo dei personaggi principali quasi all'FBI, no? Io mi abbandono, Alfonso, mi abbandono totalmente alla scrittura perché molto spesso tutto nasce, a parte che il mio modo di scrivere è molto legato all'atmosfera. Come dicevo prima, le trame alla fine non dico che si somigliano tutte, però c'è qualcosa di tranquillo che poi cambia e poi si risolve o meno. Questo è un grande riassunto. Ma quello che secondo me fa, lo diceva anche Lovecraft, quello che fa
bello e interessante, un romanzo horror è proprio l'atmosfera. Quindi io a volte parto proprio da una scenetta nel senso da una scena, da un descrivere, se piove, non piove, le luci, le ombre, cosa fa la gente. E quindi ancora non c'è trama, quindi mi abbandono piano piano, mi abbandono totalmente, a volte mi stupisco anche, è come se vivessi in prima persona il mio romanzo, dico guarda un po' adesso cosa va a fare questo, è chiaro che a un certo punto uno quando ha compilato le tre scenette qua e là dice aspetta adesso ci deve essere un collegamento oppure non è che qua ho sbagliato qualcosa, ho peccato nella coerenza, allora poi c'è una revisione che ecco sì, si va un attimo a collegare, a fare uno schemino, vediamo un po' dove mi sono impelagato, però all'inizio quando c'ho da creare qualcosa di nuovo sì, diciamo che mi abbandono a quello che fa il personaggio, mi guida lui, tra virgolette. Ammetto un peccato personale. Ogni tanto mi diletto nel prendere un pezzo noto e nel far andare da soli i personaggi ed effettivamente a volte vengono fuori cose così un po' inaspettate. E mi chiedo, ma sarò io è il personaggio che ha preso vita, la trama che è andata un po' per i fatti suoi. Hai una routine di scrittura? Sinceramente, riguardo la scrittura della letteratura, no, però come dicevo prima, essendo autore musicale, tutti i giorni scrivo qualcosa. È chiaro, come abbiamo già detto, che la canzone è un'altra cosa, c'è il ritmo della musica, la poesia è ancora un'altra cosa, eppure diciamo che uno ha sempre a che fare con le parole. Quindi sì, l'esercizio della scrittura viene fatto più o meno tutti i giorni. Un autore come te che si muove su più fronti e che è a contatto con la scrittura e con le parole praticamente tutti i giorni, ha mai sofferto del blocco dello scrittore, di quella pagina bianca o dello schermo bianco che proprio non si vuole riempire? E in quel caso, puoi dare un consiglio a chi ci ascolta in questo momento e si ritrova effettivamente bloccato su questa benedetta pagina bianca? Ovviamente l'ho avuta e la ho in qualsiasi campo, musicale, della letteratura, però l'esperienza mi ha fatto capire che a volte bisogna anche far stagionare un po' qualche idea, perché poi arriverà da sé. Da insegnante che sono di chitarra, devo dire però di musica, devo dire che c'è una cosa che sicuramente stimola, che è l'esercizio, come l'esercizio sullo strumento fa muovere nuove idee, così l'esercizio con la scrittura, magari buttando giù qualche frasetta, una scenettina, come io a volte descrivo, aiuta molto, è molto d'aiuto. Oppure lo studio, che può essere anche un piacere, leggere. Quando uno ha un blocco, legge qualcosa, sicuramente qualcosa nel cervello si muove, anche se al momento non pare, tutti ci ispiriamo a qualcun altro, quindi leggendo nella parte della letteratura, magari nella musica, ascoltando un disco, magari. Poi piano piano il cervello elabora da sé e arriverà il momento in cui, eccolo, ci sono, oggi vado a comporre. Checcozagaglia.com è un blog, ma è anche un punto di partenza in questo universo di Francesco Zagaglia. E ho curiosato un po', non solo sul tuo blog, ma anche sul web, e ho scoperto che in effetti tu sei un autore pluripremiato in vari settori. Ti chiedo, qual è la premiazione, il concorso, l'evento che ricordi con maggiore trasporto? Non il più Sì. importante, ma quello che ricordi con più emozione. Sicuramente, allora, dal punto di vista della musica c'è stato un premio Enriquez che era all'inizio della mia carriera, diciamo, che mi ha fatto credere insomma, di poter fare il mestiere del musicista. Dal punto di vista della letteratura, uguale, c'è stato un premio, non so se più grande o meno, però che è stato il premio Ruota e Cultura. Io scrissi un
una specie di libro autobiografico, parlava della mia esperienza sullo sport, che poi è come quella della musica, credo molto nelle attività ricreative in cui l'uomo si unisce. In quel caso si parlava di una gara di ciclismo in cui organizzatori, partecipanti, insomma, era stata creata una bella situazione, ma avveniva questa negli anni 80-90, io ero piccolo. Insomma, hanno riconosciuto alcuni giornalisti, uno è Martinelli, che lo citerò sempre perché è stato, tra virgolette, il mio maestro, ha riconosciuto che è stato proprio uno spaccato di quella società e di quegli anni. E anche un passaggio, quello che ho descritto è stato il passaggio epocale che c'è stato tra una generazione, diciamo, quella analogica, fino ad arrivare a quella moderna. E m'hanno riconosciuto con questo premio, che appunto verteva sul ciclismo, quindi era il premio Ruote e Cultura, che anche in quel caso è stato emozionante perché mi ha fatto credere, insomma, che le pubblicazioni che facevano qualcuno le riconosceva, ecco. E quindi potevo essere in grado di continuare a scrivere, di pubblicare. Francesco, a questo punto non posso esimermi dal farti una domanda un po' cattivella. Siamo pronti. Allora, dovendo scegliere, non necessariamente l'una esclude l'altra, ma dovendo scegliere tra premi e riconoscimenti oppure, diciamo, le numerose critiche di lettori che hanno acquistato, recensito e apprezzato un tuo romanzo. Quale metteresti al primo posto? Sicuramente questa sono totalmente sicuro chi ha recensito e chi lo ha apprezzato. Come dicevo, ne parlavamo prima della musica, sì, a volte si fanno dei concorsi, a volte non è detto che vinca il più bravo, ma non voglio parlare adesso di polemiche, vince quello che ha la raccomandazione. No, vince quello che magari a volte è più televisivo, a volte vince quello che può far comodo per un certo progetto che magari la produzione ha, ma la vera vittoria è quella che ha il pubblico. Quando, insomma, vedo delle recensioni molto positive su quello che scrivo, su quello che pubblico con la musica oppure la partecipazione agli eventi che faccio, sia letterari che della musica, è veramente la più grande gioia, perché qualcuno si è mosso a scrivere qualcosa, qualcuno si è spostato proprio da casa per venire a vedere uno spettacolo, è interessato a quello che uno dice. Quella è la vittoria più grande assolutamente rispetto al premio, che sì, fa piacere, però ecco, rimane lì. La vera partecipazione del pubblico è quella più sentita e gratificante. Concordo, anche perché a differenza delle altre arti, diciamo che nel caso della letteratura il libro è sempre un long seller. I libri che riescono vendono nel tempo, rispetto magari a libri che hanno in quel momento quello che oggi i giovani dicono l'hype, no? Diciamo il passaparola, la notorietà del momento e poi scompaiono, vengono via così. Senti, ho un'altra domanda, forse un po' cattivella, un po' sul personale. Come nasce questa passione per l'enologia? Io non ne capisco molto, anche se a me piace bere, non riesco ad apprezzare appieno gli aromi, il famoso bouquet, no? È una mia pecca, non ho il palato adatto, però apprezzo molto, forse più sulla birra rispetto al vino, però riesco ad apprezzarne i sapori, e soprattutto le differenze in base alle portate. Ma cos'è che porta Francesco Zagaglia a scegliere quel tipo di percorso? Sicuramente è lo stesso dell'horror, lo stesso dello sport che dicevamo prima, l'unione delle persone. Con l'horror si può esercitare le proprie paure, ci si incontra per uno spettacolo letterario, è così come la musica, è così come lo sport. Io vedevo da bambino mio nonno che faceva il vino, non sarà stato un grande vino sicuramente, era un vino di quelli di campagna, però c'era con i suoi amici un momento proprio di stare insieme.
E quindi mi sono sempre interessato a quella parte lì di unione umana. Poi andando avanti, ecco, oltre ad apprezzare il vino, ho cominciato anche a capire che c'era dietro una cosa più importante, insomma, c'era la storia di un territorio, il legame con il territorio. Ogni momento della nostra vita è accompagnata, una festa, da una bottiglia di spumante. Quindi c'era l'incontro delle persone per prima cosa. E poi ovviamente in un prodotto che non è semplice, dietro ricorrono molte cose, come abbiamo detto prima, una storia, un territorio, quindi c'è sotto un grande studio. Questa cosa mi ha sempre appassionato. Poi ecco, crescendo ho preso quella via lì, dell'enologia, in cui sì, più che degustare si insegna lì a farlo il vino dal punto di vista tecnico. E nonostante adesso non abbia preso quella strada, mi ricordo il professore quando mi laureai, mi disse: ora vai a fare enologia? No, è un progetto musicale e continuo quello come lavoro. Mi ha detto: allora hai proprio appreso l'arte e l'hai messa da parte veramente. Però ecco, sì, l'ho messa da parte, ma ogni tanto la coltivo perché amici che poi hanno continuato a fare gli enologi mi regalano delle belle bottiglie. Faccio anch'io un vino a casa per divertirmi, quindi anche quella è una passione. Però, caro Alfonso, adesso faccio anche una battuta, gli spiriti della letteratura horror possono compensare gli spiriti, proprio quello dello spirito alcolico, ecco, quindi forse è quella la cosa che unisce. Beh, direi anche che gli spiriti dell'alcol rendono veritiere le parole delle persone più reticenti. Non a caso gli antichi romani dicevano in vino veritas. Veritas, ecco qua. Ho un'ultima domanda personale. Cosa diresti al Francesco di 10 anni fa? Non di 20 anni fa, perché magari il Francesco ventenne sarebbe forse ancora troppo preso dai suoi 1.000 impegni iniziali. Noi siamo accomunati da un giro di boa, noi giovanotti quarantenni, e Sì, infatti. al Francesco di 30 anni cosa diresti? Ma direi di pubblicare prima, di buttarsi prima, perché io è vero che ho fatto tante cose, però le ho cominciato a fare ultimamente tante tante. Prima dicevo sempre: adesso come sono musicista mi metto a pubblicare un libro, un romanzo. No, teniamolo lì, no, in cantiere, adesso vediamo, poi vediamo più qua. Invece forse dovevo farlo subito, non perché ora l'ho fatto tardi, però i progetti bisogna portarli avanti, quindi sono contento di averlo fatto ora, in questi ultimi anni, ma se fosse stato anche 10 anni fa sarebbe stato giusto uguale, perché poi si aprono nuove strade, buttarsi in un romanzo dell'orrore mi ispira delle cose anche per quello che riguarda la musica, anche per quello che riguarda la poesia, e quindi potevano essere fatte ancora prima. Francesco, che progetti hai per il futuro? Diciamo che sono sempre in questa via dell'arte, quindi è uscito poco l'anno scorso un album con la musica che si intitola Chiaroscuro. Ancora in fase di promozione, ma intanto in cantiere, specialmente in questo periodo prima dell'arrivo della stagione estiva, stiamo in studio per lavorare a nuove canzoni, c'è cioè quindi un altro album in progetto, così come c'è un romanzo horror che sto elaborando e un'altra opera che sto visionando, che è un'opera storica però del territorio osimano di cui faccio parte. Insomma, abbiamo portato a galla delle poesie di un vecchio poeta, un poeta degli anni 60, e stiamo cercando di pubblicarle, ma con un apparato critico, quindi ho questa pubblicazione da curare, più quella del mio romanzo e più la musica, quindi siamo sempre sulla stessa linea di sempre, quindi musica e letteratura, però ecco, ci sono diversi progetti aperti che bisogna chiudere. Beh, allora io approfitto già per invitarti. Quando vorrai, sei graditissimo ospite e mi raccomando, tienici presente, anche per la Alfonso, io pubblicazione. sono onoratissimo e quindi vi farò sapere e le vedrete sui miei canali social.
e sono stato molto bene, quindi mi fa piacere fare questa chiacchierata. Io ricordo che Visioni macabre di un Dio è acquistabile sul sito della Dark Abyss Edizioni, è acquistabile anche ovviamente su amazon.it, ma soprattutto se possibile andatelo a ordinare in una libreria, meglio ancora se indipendente, perché fidatevi, spesso, e non smetterò mai di ripeterlo, le case editrici, e le librerie indipendenti ne sanno tanto, tanto, tanto di più rispetto a chi magari e tralasciamo le polemiche. Francesco, io ti Concordo. ringrazio, grazie mille per essere stato qui con noi, per il tempo che ci hai dedicato e ti aspetto. Grazie Alfonso, grazie di alimentare il mio ego e la mia arte. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.